Allora Christian vieni, racconta al popolo di Dio che cosa ha fatto il Signore per te, per voi, per Christian e, come ti chiami la moglie, scusa, Maria Teresa. Allora, buon pomeriggio a tutti, mi chiamo Christian, vengo da Pescara, conosco Don Marco da tanti anni, grazie a Dio, abbiamo frequentato vari incontri di preghiera qui a Martinsicuro e torniamo sempre con tanto tanto piacere. La nostra storia è fatta di tante grazie, il nostro Signore ci ha fatto veramente tante grazie, al di là dei nostri meriti, perché noi, almeno fino all'inizio, non eravamo due persone di fede vera. Abbiamo avuto tanti problemi in passato e spesso, come accade, ce la prendevamo con nostro Signore, no? Perché era facile prendersela con Lui. Tu fai questo, tu permetti, la colpa è tua. Le classiche frasi che si dicono quando non si ottiene quello che si chiede. Noi siamo sposati da 11 anni. Chiaramente, come tutte le coppie, il desiderio che avevamo era quello di avere un bambino. Però passavano gli anni e questo bambino non arrivava. E via lì di nuovo ad inveire contro nostro Signore: tu non ci mandi bambini, perché, per come, tante coppie hanno bambini e noi no. Fin quando abbiamo deciso di cominciare, ma cominciare veramente a pregare. Ci siamo guardati e ci siamo detti: evidentemente noi stiamo commettendo degli errori. Errore numero uno: non sappiamo chiedere. Premetto che abbiamo fatto tutti i controlli del caso, stavamo a posto tutte e due, nessuno dei due aveva problemi, però i bambini non arrivavano. Gli anni di matrimonio passavano e i bambini non arrivavano. E allora abbiamo detto: evidentemente non sappiamo chiedere, prima di tutto. Secondo, manchiamo di umiltà, perché stiamo anteponendo i nostri tempi a quelli di Dio. E tre, non stiamo facendo quello che Gesù ha sempre detto di fare, la sua volontà. Sì, è vero, l'età passava, stavamo sulla soglia dei 40 anni, e lì altre dicerie umane: la donna dopo i 40 anni concepisce in maniera più difficoltosa. E lì io che dicevo: ma dove sta scritto? Io non sono un esperto conoscitore della Bibbia, però non mi risulta che Gesù in qualche libro della Bibbia, in qualche passo, abbia detto che la donna dopo i 40 anni non concepisce. Altro errore: se veramente pensiamo questo con la mentalità umana, facciamo di lui un bugiardo, perché non crediamo che abbia fatto concepire la Madonna, che non era mai stata con un uomo, non crediamo che abbia fatto concepire Sara, la moglie di Abramo, e Elisabetta, la moglie di Zaccaria, in età avanzata. Facciamo di lui un bugiardo. Quindi, sommando tutti questi errori, noi non possiamo essere esauriti nella nostra richiesta. Ci sono troppi errori, troppe cose che non vanno. E allora, cominciamo a fare la sua volontà. Cominciamo a pregare in maniera diversa: Signore, se tu vuoi, ci mandi un bambino. Se no, sia fatta la tua volontà. Se lo dobbiamo adottare, tu vuoi questo, facci capire qual è la tua volontà. Ma sia fatta la tua volontà, non la nostra. Quando abbiamo iniziato a pregare in questo modo, aiutati anche ovviamente dai familiari, da altri sacerdoti, oltre a Don Marco, che è stato uno dei primi che ci ha dato una mano, quello sa che cosa sentivamo quando venivamo a pregare qui da lui, abbiamo deciso di metterci molto umilmente a fare la volontà di Dio. Facci capire che cosa vuoi da noi, come famiglia. Anche perché, parliamoci chiaro, i figli non sono un diritto, come giustamente dice Don Marco, ma sono un dono.
Quindi è un dono che ci viene dato in affidamento. Nessuno può dire è mio figlio. No, non è tuo figlio, è figlio di Dio. Ti è stato affidato. Pregando, iniziando a pregare con il cuore, con il dire Signore sia fatta la tua volontà, dopo nemmeno 6-7 mesi, stavamo nel 2012, siamo sotto Natale, cominciavamo a sentire dentro di noi qualcosa che stava cambiando, una sensazione che non so nemmeno io descrivere, c'era qualcosa che in noi stava cambiando. A febbraio, fine febbraio, marzo del 2013, scopriamo di aspettare una bimba. Stavamo al nono anno di matrimonio. Erano passati 9 anni. Scopriamo di aspettare questa bimba al terzo mese di gravidanza. Perché mia moglie pareva che avesse tutto regolare, ma nonostante che sembrasse che fosse tutto regolare, c'era questa gravidanza in corso. Tra l'altro, un'altra premessa, in un incontro di preghiera qui da Don Marco, durante un'adorazione che io ricorderò per sempre, perché non ero mai riuscito ad immergermi in un'adorazione come in quel momento, cioè proprio estraniato da tutto e da tutto. C'è soltanto io e il Santissimo davanti. Ho visto all'improvviso passare davanti ai miei occhi, cioè io avevo gli occhi chiusi, una bambina bionda che mi stava davanti. Io in quel momento ancora non sapevamo niente della gravidanza, non ho detto nulla a mia moglie perché ho detto se dico qualcosa questa mi prende per matto, mi fa rinchiudere in qualche clinica, quindi mi faccio i fatti miei. Dopo un mese veniamo a scoprire di questa gravidanza e io dico a lei, sarà una bambina. Ma perché? Come fa? Sarà una bambina. E infatti arriva Gloria. Siccome però l'altra parte, il nostro nemico, non dorme mai, durante il momento del parto si è scatenato di tutto e di più. Evidentemente avevamo dato fastidio per le preghiere che avevamo fatto. Lei doveva fare un parto indotto, indolore, perché non aveva contrazioni, quindi gli si doveva indurre questo parto, era arrivata alla 41esima settimana. Avevamo programmato l'induzione, il giorno dell'induzione, la mattina comincia ad avere perdite di sangue e di liquido verde, che sono segno di gravità per il feto. In ospedale non ci hanno voluto dare retta, ci hanno preso anche per fissati, perché se questi stanno qua, chissà che pensano, magari si stanno fissando, quindi le infermiere non ci hanno dato peso. Il pomeriggio è arrivata, veramente è stato un angelo custode, quella dottoressa che veniva da un paesetto vicino Pescara, di poche anime, Torre dei Passeri, aveva il turno a Pescara, è capitata quel giorno. Come le ho detto che mia moglie perdeva sangue e liquido verde dalla mattina, ha bloccato il reparto. Senza firmare nessun documento, l'ha fatta vestire, mettere sulla barella, dicendo che doveva fare un cesareo d'urgenza perché la bambina la stavamo perdendo. Mettiamo mia moglie sulla barella, a Pescara il reparto di ginecologia, dove si partorisce, sta all'ottavo piano, doveva mandare in sala operatoria che stava al piano terra. Entriamo in ascensore, l'ascensore si blocca. Siamo un quarto d'ora, 20 minuti in ascensore, fermi. L'ascensore non funzionava. Alla dottoressa non funzionava il pass per far partire l'ascensore, dovettero chiamare il custode, farlo venire e far chiamare l'ascensore da sotto. Lei non ce la faceva più dai dolori, dalle urla. Vi dico solo questo. Le hanno fatto un cesareo senza anestesia, a carne viva, perché la bambina stava partendo. Infatti quando è nata non respirava, era viola. La dottoressa a lei disse, dimmi tu figlia mia che devo fare, o aspettiamo l'anestesia o tiro fuori viva la bambina, decidi tu. La bambina non respirava quando è nata, era viola veramente. L'ha portata nella saletta dove si lavano i bambini, cercava di tirarle schiaffetti per rianimarla, eccetera, eccetera. Lei mi ha raccontato, cesareo durato un quarto d'ora, quando di solito a me mi avevano detto che un'oretta ci voleva più o meno.
mi ha raccontato mia moglie che quando questa dottoressa cercava di tirare schiaffetti alla bambina per farla piangere e non riusciva, a un certo punto la bambina è come esplosa in un pianto e ha sentito la dottoressa dire grazie a Dio. La bambina è nata bene, diciamo, nonostante fosse viola, non ha avuto problemi respiratori. Per precauzione l'hanno tenuta in incubatrice per un paio di ore, ma giusto per precauzione, perché non ha avuto nessun problema cardiaco, nessun problema polmonare, nessun problema al cervello, quindi è nata perfetta. Adesso ha 2 anni e mezzo. E la seconda gravidanza di Danilo, anche lì... Aspetta un attimo, Danilo, vieni qua per favore. È troppo bella questa Danila. Ecco nella colletta. Anche lui è stato un bimbo inatteso, nel senso che l'abbiamo saputo anche questa volta al terzo mese. Tra l'altro sì, è nato, si portano quasi un anno, lui farà un anno a settembre, Gloria ne fa quasi due anni, un anno e 20 mesi. Solo, Cristian non aveva lavoro, aveva un ginocchio, quindi noi piangevamo e pregavamo, signora, te lo sei tu. Appena è nato il bambino, Cristian abbiamo fatto 2 gravidanze e grazie a Dio che non ci ha fatto mancare il pane quotidiano. Quando abbiamo saputo di lui, chiamiamo il ginecologo, dice dottore, io ho fatto fare il test a mia moglie, è risultato positivo, però la cosa strana è che lei ha tutto regolare. Come gli ho detto così, mi ha detto dovunque vi trovate correte immediatamente. Siamo andati da lui. Dopo che ha visitato lei, ha visto che lui, insomma, il cuore batteva, stava bene, ci ha detto, adesso ve lo posso dire, quando mi hai detto così, io ho pensato subito ad un aborto in corso. E, anzi, ti dico di più, mi ha detto, io per come sta il bambino adesso, non mi riesco ancora a spiegare di come è possibile che sia vivo. Perché le perdite che tua moglie aveva erano perdite gravi. Detto, se voi siete credenti andate a ringraziare qualche santo perché, vi ripeto, io non so dare una spiegazione su come il bambino sia così. Detto, io non ti ho voluto dire niente per telefono per non allarmarti, per non farti preoccupare, ma la situazione era grave. Lui... Anche poi la sua gravidanza è andata bene, è nato bene, sì, grazie a Dio sta bene. E quindi per riallacciarmi a quello che diceva Don Marco, dobbiamo sempre dire Signore sia fatta la tua volontà, dobbiamo saper pregare, dobbiamo avere fede, dobbiamo chiedere che sia cresciuta la nostra fede. Se non sappiamo chiedere, chiediamo male, il nostro Signore ovviamente non può concederci quello che chiediamo perché non sappiamo chiedere. Impariamo a chiedere, impariamo a pregare, impariamo a fare la sua volontà e non la nostra. Però adesso basta pregare. Continuiamo a pregare. Quello che lui vuole. Dio ha provveduto a tutto. Fino nei miei dettagli e fino a sconfiggere il nemico che stava incavolato nero per questa sconfitta. Lode al Signore che potrebbe disegnare. Lode al Signore. Lode al Signore.